Non potevo riaprire il 2017 come avevo chiuso il 2016, ossia con le smadonne, perché la Juventus è, non so, una squadra a metà. Partiamo con calma perché ci sarebbero ovviamente tante cose da dire. Questo ottavo di finale di Coppa Italia contro l'Atalanta, squadra, diciamo, ottima forma, perché in campionato comunque sia è lì davanti. Il primo tempo stradominato, doveva finire 5-0, perché per quello che si è avanzato Mandžukić, per il rigore non dato Dybala, netto stavolta va detto, potevamo chiuderla veramente con tanti gol, anche perché abbiamo prestato alto, l'Atalanta non c'era. C'è da dire che la Juventus, rispetto al secondo tempo, ha cambiato faccia, ha levato Dybala, ha levato altri giocatori e quindi è cambiata un po' la Juve in campo e soprattutto l'Atalanta è cominciato a crescere, magari ha pagato anche un po' di sforzo, di calo di tensione della Juventus, ma inaccettabile come siamo calati nel secondo tempo e abbiamo rischiato veramente un atteggiamento non da Juve, veramente remissiva. Vabbè, quella non è una novità, però non avevamo mai subito così tanto, abbiamo dovuto mettere Bonucci, gli altri se la stavano giocando mettendo Gomez dentro, quindi nulla. E il migliore in campo della Juventus Dybala, anche perché fino a quando lui c'era in campo credo che stavamo sempre sul 2-0. E niente, poi il secondo tempo è stata quasi una dormita generale, fino a quando appunto l'Atalanta l'ha sbloccata. E lì ci siamo veramente, con quel gol di Konko, che oh vabbè, tanto con la Juventus si sa, i gol della fine del mondo li fanno tutti con noi, perché ragazzi c'è da dirlo. Però non va bene, cioè se noi dobbiamo arrivare a giocarci tanto la partita di Firenze domenica in questo modo, le prendiamo solo su atteggiamento mentale. Speriamo, vabbè, tutti diranno non c'erano i titolari, non c'era Khedira, non c'erano i difensori, non c'era Higuain, ok, però l'atteggiamento è importante. Allegri sì, una furia, però alla fine quando fai troppi cambi lo sai. Cioè, veramente, comunque, riassumendo il tutto, secondo voi, juventini, cioè, scrivetemelo anche qui sotto nei commenti, il mercato di gennaio fino a qui fatto può bastare? Veramente, Rincon per questo centrocampo con un Hernanes che va preso a schiaffi quando gioca, perché è da schiaffi. Non puoi vederlo a centrocampo che tiene in mano il gioco e poi magari lo vedi in fase difensiva assente, più assente di Pirlo, 38enne, oppure che sbaglia le diagonali, che ti fa gli assist agli avversari. Vabbè, Lichtsteiner ancora non lo voglio, cioè in fase offensiva sì, qualche crossino ogni tanto, ma nella fase difensiva anche lui stenta e parecchio, ma quello non è una novità. Nulla, poi vabbè, abbiamo Samoa a sinistra, aspettiamo tanto questo Alexandro che deve ritornare. Piazza ha giocato mezz'ora, ha fatto poco e nulla, quando voleva la palla voleva spaccare il mondo per trovare gli spazi che Allegri non gli dà, ma giustamente. E non è che sia tutto questo granché, almeno per quello che abbiamo visto non ha fatto niente oggi, si può dire. Poteva avere gli spazi in contropiede per andare, ma la Juve appena è entrato Piazza ha cominciato piano piano a morire lentamente. Niente, passiamo il turno, ora incontriamo la vincente di Milan e Torino. Non so se ci giocherà la gara secca o a Milano o Torino. Io non avrei più niente da dire, ma prima stavo veramente per perdere la voce, perché la Juventus l'ha rischiato pesantemente di uscire o di andare ai supplementari, che poi andare ai supplementari in queste partite cosa vuol dire? E far contenta la Fiorentina con una squadra che ha 120 minuti sulle gambe, e quindi queste partite via alla fine le devi vincere al 90esimo e basta. Quindi niente ragazzi, spero di rivedervi domenica su questo canale, perché di solito quando io porto i video la Juventus non è che gioca tanto bene. Quindi iscrivetevi, attivate la campanella per vedervi altri video della Juventus. Quindi sperando di non smadonnare in un prossimo video, io spero per la mia salute fisica, ci vediamo e quindi bella!